Siamo qui in aula consiliare di Fiumicino con il generale Roberto Pannacci per la presentazione del suo libro Il mondo al contrario. Senta, generale, la prima cosa che le chiede è se si aspettava questo grande afflusso di gente. Intanto buonasera a lei e buonasera a tutti i suoi ascoltatori. Ma è sempre una sorpresa, perché è vero che normalmente alle presentazioni del libro Il mondo al contrario viene sempre tanta gente, però sinceramente tutto questo afflusso qua a Fiumicino non me lo sarei aspettato. Vuol dire che il libro continua a interessare, nonostante siano passati ormai più di 2 mesi, e vuol dire che c'è molta gente che è curiosa. Curiosa di sapere cosa ne pensa l'autore e curiosa magari di approfondire alcune tematiche che evidentemente hanno toccato il cuore di una fetta della società. Generale, proprio al punto, per quale motivo ha deciso di scrivere questo libro? Ma perché il libro non è nato come un libro, è nato come una serie di articoli che io avevo cominciato a scrivere su temi preminentemente energetici, quindi sull'energia, sull'ambientalismo ideologico e anche sulla città. Poi quando avevo sporcato d'inchiostro più di una centinaia di pagine ho detto: ma perché non mettiamo qualche altra tematica e non scriviamo un libro? E così è stato. Nella calda giornata del 9 agosto ho schiacciato il pulsante che faceva in modo che insomma il file fosse fagocitato da Amazon e fosse poi pubblicato il giorno dopo, 10 agosto.